Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio importantissimo della nostra carriera allenatore con il Bari, probabilmente ultimo episodio per questo finale di stagione. Ragazzi, abbiamo tantissimi punti di vantaggio, secondo i miei calcoli forse vincendo o pareggiando questa partita potremmo avere la festa scudetto, quindi occhio ragazzi. Allora direi leggenda, 4 minuti sereno, va tutto benissimo, formazione ok, si va nel match, dai Bari, andiamoci a prendere questa Serie B. Ultima partita ragazzi, probabilmente che giocheremo in questa stagione con il Bari in Serie B, ovviamente inquadrato il capitano, perché ragazzi probabilmente qui chiuderemo la nostra qualificazione, o meglio in Serie A, ma la nostra vittoria del campionato di Serie B. Quindi ragazzi stiamo molto attenti perché è una gara fondamentale, vi voglio far vedere la formazione del Cesena giusto per non dimenticare come si fa, dopo che ne abbiamo simulate un po' di partite così. Giocano col 3-5-2 diciamo, proprio Cacia in attacco. Ragazzi dobbiamo far valere il nostro Bari. Eccolo Rigione, bello il recupero di Martigno che tiene palla. Vai, vai Zanellato, mettila dentro. Il destro di Teglio, rimpallato da Perticone. Calcio d'angolo, proviamo a sfruttarlo, vediamo. Palla dentro, non ci arriva di testa nessuno. Vai, appoggia Brienza. Il pallone dentro per Martigno che vorrebbe crossare ma decide di ricominciare e fa male. Pallone che resta lì, ancora Teglio con la sventola di destro. Ancora una parata di Agliardi, gran portiere che ha giocato sicuramente anche in Serie A. Teglio si sta facendo notare, peccato che è in prestito. Mamma mia che tiro. Vai Marrone, pallone per Ateboer. Oddio Ateboer, carica al destro, Agliardi c'è. Bella la frenata, c'è Zanellato. Zanellato attende un compagno a rimorchio, la mette per Brienza. Interviene Setola. Finisce qui il primo tempo ragazzi, una gara dove ho provato a calciare più da fuori. Sinceramente non ho cercato di entrare con la palla in aria perché si chiude bene la difesa del Cesena. Gomber l'ho visto un po' stanco, vorrei far giocare Kresic sinceramente. Poi al posto di Martigno metterei metterei più un Piu. Quindi ragazzi questi sono i campi, andiamo col secondo tempo. Per Kozak, vai Piu, mettila per Kozak, maledizione. La palla viene recuperata però da Zanellato. Non voglio provarci ancora da fuori, quindi rientra Zanellato, pallone dentro. Eccolo Teglio, Piu, cerca ancora Teglio, col destro Teglio, Agliardi c'è. Zanellato, vedi che c'è Kozak, se mi fa il movimento giusto. Oddio, l'azione è buona ragazzi, azione è buona. Kozak, 1-0, può essere il gol della Serie B. Mamma mia, Libor Kozak, il nostro bomber che non delude mai. Mamma mia, 1-0 per noi. Ok, vai con Zanellato, bello il dribbling, deve migliorare, però ci siamo. Che giocata Zanellato, ne salta via uno così. Vai Kozak, eccolo, ecco il pallone dentro, c'è Zanellato che può entrare in aria, il sinistro di Zanellato rimpallato. E aspettiamo il fischio finale ragazzi, aspettiamo il fischio finale, vai di testa, perfetta così, ancora. E finisce il match ragazzi, oddio, oddio ragazzi, mi sa che come dicevo io. Esultano tutti ragazzi, a quanto pare mi sa che forse c'è la festa scudetto. Vediamo, la curva, eccoli qui, lo sapevo, era come dicevo io ragazzi. Festa scudetto direi, tutti esultano, mamma mia che stagione stupenda. Non so a che episodio siamo arrivati, ma sono stati tanti e veramente stupendi ragazzi. Mamma mia, tutti che esultano, non so se fanno la premiazione come per la Serie A o fanno solo questo... diciamo questo cerchio tra di loro, esultano così per la vittoria. Bellissimo, mi ha fatto un certo effetto quella curva. No ragazzi, ci sta proprio la coppa. Ci sta proprio la coppa ragazzi, ci sta la coppa. Ragazzi io sono un fanatico e voglio fare anche la foto, perché già voglio mandarla a qualche mio amico, così voi lo vedete un po' più tardi. Vedete lì la coppa, vedete lì la coppa, mamma mia che spettacolo. Eccolo, eccolo, eccolo che alza la coppa. Vai capitano, alza e andiamo in Serie A, andiamo in Serie A, andiamo in Serie A. Mamma mia, portiamo questo Bari in Serie A. E qui ragazzi c'è la maglietta del mio Bari. Eccola la curva del Bari. Mamma mia che spettacolo, guardate lì, guardate lì che gioia. Mamma mia, mo si devono fare anche il giro di campo con la coppa della Serie B. Siamo saliti alla prima stagione, non me l'aspettavo.
mi aspettavo magari di salire nella seconda, vi dico la verità, magari anche con dei playoff, ma non avrei mai pensato di vincere la coppa alla prima stagione, vi dico la verità, cioè favoloso. Qui ragazzi alziamo la coppa, che spettacolo, guardate quanti tifosi, cioè il San Nicola di Bari completamente pieno. E qui si festeggia, e ora ragazzi, guardate i fuochi d'artificio, no, è uno spettacolo ragazzi, troppo bello, troppo bello. Vabbè, possiamo ora skippare, andiamo avanti. E vabbè ragazzi, il finale di stagione ce lo simuliamo tutto quanto, ormai non ha più senso, non ha senso neanche giocarle. Ah, l'overall non è poi salito tantissimo, vabbè, già tenerlo sul 91 in una squadra di Serie B è spettacolare. Facciamoci gli allenamenti ragazzi, poi per chiudere praticamente questo episodio. Krešić diventa un 66. Il campo è un gigante ragazzi, deve migliorare un sacco, ma è veramente un gigante, mi è piaciuto un sacco. Allora, vediamo, avanziamo. Perfetto, ufficio, conferenza stampa. Vabbè, ma ormai che la faccio a fare la conferenza stampa. Vediamo negli obiettivi se me l'hanno già data la situazione campionato. Vinci campionato? No. Però vabbè, noi l'abbiamo vinto. Quante partite mancano? Perché più di tanto non ci interessa queste qui. Vabbè ragazzi, simuliamoci fino a qui. Tanto non ha senso giocarle alla fine. Parlo con voi mentre simula, ma perché ormai che facciamo facciamo, non ci interessa. Siamo in Serie A, che spettacolo. E ora ragazzi, ci vorrà un lavoro di quelli clamorosi. Veramente impressionante il lavoro che dobbiamo portare avanti, perché in Serie A non si scherza più, cioè, ma neanche in Serie B, è difficilissimo come campionato. Però è tosta veramente, perché in Serie A non abbiamo la squadra per competere, neanche per salvarci forse. Premi in denaro 2 milioni, non male, quindi è dura. Ritirata l'offerta per Leandro Greco, vabbè sì, queste cose qui non ci interessano. Offerta ritirata, ok. Togliamo queste mete. Quindi ragazzi, direi che la prima stagione l'abbiamo chiusa, ok. Facciamoci gli ultimi allenamenti, abbiamo chiuso con 95 punti ragazzi, rendetevi conto. Ora ci andiamo a vedere anche un po' la crescita, tutte queste cose qui di fine episodio, questo è normale, dobbiamo vederla. Vediamo, Guidi prende una buona... Allora andiamoci a vedere chi ha fatto il capocannoniere, l'ha fatto Falco, ok. Brienza è arrivato terzo però, 18 gol, mamma mia. Allora, vediamo un po' nell'Ub Rosa, ci gestiamo un po' la situazione, vediamo come è andata a finire. Facciamo per statistiche, dai, facciamo per presenze. Chi ha giocato di più è Rajčević, che però non era con noi, è salito di 1, quindi ci torna a 24 anni, non male. Martigno pure, tanta roba. Poi c'è stato Marrone, che purtroppo solo in prestito. Mikai, salito di 2, per 75. Brienza è sceso, purtroppo ci saluterà. Kozak, bomberone ragazzi, quanti gol ha fatto? Fatemi vedere. In Serie B ha fatto 10 gol in 33 partite, dai, non male. Poi Gjomber, che spettacolo Gjomber, pure lui in prestito, mannaggia, salito di 2. Raga, Bani è salito a 71, è salito di 4 addirittura, si è fatto un sacco di partite, fortissimo. Vabbè, Cassani è sceso, lo sapevamo. Vediamo Furlan, che era in prestito al Brescia, è rimasto uguale, non ha neanche tanto giocato. Ah no, ha giocato, 28 presenze, vabbè. Forest è sceso, Guidi più 13 giocatori della primavera. Krešić, ok. Teglio è in prestito, Teboer è salito, perfetto, ci punto l'anno prossimo su questo grande difensore, terzino destro. Busellato più 2, Zanellato più 5 ragazzi, tanta roba, 68. Scalera Piu più 3, questo arriva a 70 l'anno prossimo, tranquillo. Leandro Greco, vabbè, è sceso di 1, sì, poi alla fine non l'ho voluto vendere ragazzi perché non mi piaceva l'offerta lì. Anderson è salito di 5, quindi fascia destra proprio chiusa per l'anno prossimo. Terzino destro, Delia 69, Masi è salito, in prota anche ma in prestito. Petriccione non è male, il nostro biondo Petriccione. Iocolana non l'ho utilizzato, va bene, né male male. Corlu, un po' un oggetto del mistero, Sissé, De Luca più 3, grande giocatore. Salzano l'ho venduto ormai, De Lucia più 2, Morleo, dai, ci siamo. Quindi ragazzi, direi che ormai questo episodio si può chiudere qui, praticamente nel prossimo episodio mi vedrete in Serie A, quindi io skipperò tutta questa situazione e poi mi vedete direttamente in Serie A. È stato un anno, parlando di FIFA, magico, perché veramente essere saliti alla prima stagione, ripeto, è troppo bello. Io direi che dovete lasciare tanti mi piace per questa promozione in Serie A. Salutiamo Brienza, il nostro capitano, anche se non ha alzato alla fine la coppa, ma non importa.
il nostro capitano che se ne va, si ritira. Salutiamo anche i giocatori in prestito. Ragazzi, l'anno prossimo dobbiamo impegnarci perché sarà difficilissima. E niente, forza Bari, siamo in Serie A, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi.